Siamo qui con Sergio Cantagalli, organizzatore dell'evento, gestisci tutto, organizzazione Red Bull, hai già gestito un evento molto importante a inizio anno, Red Bull King of the Air in Sudafrica, evento spettacolare, seguitissimo in tutto il mondo, anche in diretta live. Cosa puoi raccontarci di questo evento? Siamo al quarto giorno, com'è andata fino adesso? Molto soddisfatto, almeno per quello che mi riguarda, anche se conosco il potenziale sia degli atleti che della Sardegna, quindi mi aspettavo magari qualcosa in più, ma come ben si sa, programmi col vento non se ne fanno. Comunque ripeto, molto soddisfatto anche perché abbiamo collezionato due risultati importanti, sia il flat and style del primo giorno di mercoledì a Funtana Mare, l'evento di ieri con l'Espresso Session, che comunque porta una classifica abbastanza completa. Abbiamo visto tutte e due le giornate una sfida molto serrata tra Ayrton e Patry. Chiaramente questo è un evento che non ha uno scopo realmente competitivo, ma è più un modo per esprimere questo modo nuovo da affrontare lo strapless style. Però chiaramente gli animi si accendono e quindi i ragazzi hanno voglia comunque di fare il loro meglio. Visto che ieri la sfida è stata affrontata in maniera completamente diversa tra i due, perché Ayrton ha chiuso tantissimi trick, veramente molti, è stato molto consistente come fa sempre, mentre Patry ha tentato un po' l'impossibile sbagliando tante volte ma azzeccando probabilmente il trick più bello. Cosa puoi dirci di questa? Certo, no, ma erano due realtà completamente diverse, nel senso che comunque mentre il primo evento che abbiamo proposto era una vera e propria gara di freestyle, chiamiamolo, anche se non lo vogliamo chiamare freestyle, e quindi ognuno di loro doveva dare una sua performance negli 8 minuti a disposizione. La regata di ieri invece era più impostata sul best trick, quindi una manovra, bastava farne una. Ayrton ha usato magari un concetto di gara diverso, dove ha preferito variare moltissimo, quindi proporsi con un repertorio più completo, ma in effetti a noi bastava una manovra, la migliore manovra, che in effetti Patry è riuscito a collezionare. Ok, quindi sono finiti in parità praticamente tra le due giornate per ora, quindi non... prima andata Ayrton e seconda andata Patry. In effetti non è proprio così, perché mentre le tre discipline primarie, che sono il wave riding, il wave performance e il flat and style, hanno un fattore moltiplicativo in percentuale 30%, il best trick di ieri ha un fattore moltiplicativo del 10%, quindi la regata di ieri, svolta ieri, sotto un certo punto di vista ha un valore inferiore rispetto a quella fatta mercoledì. No. Quindi a titolo di classifica overall per ora è ancora in testa Ayrton. E la regata svolta ieri, nel caso in cui faremo un'ulteriore prova eventualmente domani, potrebbe essere quella che rompe l'eventuale parità. Bene, e cosa puoi dirci per chiudere sul mondo Red Bull e questa esperienza anche da organizzatore con loro? Cosa c'è in programma? Cosa pensate di ripetere? Ma tutte belle esperienze, estremamente belle e estreme come vuole Red Bull da tradizione. Sì, beh, certo, è bello lavorare con loro perché sono molto innovativi e ascoltano molto le esigenze sia degli atleti che di noi organizzatori. C'è sempre una tendenza a cercare di creare qualche cosa di nuovo e di estremo, e soprattutto di sviluppare quello che è il nostro sport, e questo è molto importante per chi lo sport lo pratica e per gli atleti soprattutto. Quindi, ma di nuovo, ancora al di là del King of the Air per il 2015, c'è la voglia anche di sviluppare queste nuove realtà legate anche allo strapless. Questo è un evento test, ci auguriamo di poterci riproporre magari con qualcosa anche di più estremo. Molto bene, grazie Sergio, ci vediamo domani magari. Magari in acqua. Ok, in acqua. Grazie a voi.